Ciao ragazzi e benvenuti al Parcheggiato del Tagliagole. Oggi ragazzi, a grandissima richiesta, una delle domande che mi fate di più in assoluto, faccio un video sulla filatura a mano libera. Ragazzi, ci sono tanti metodi, oggi ve ne faccio vedere uno, però ragazzi, io capisco perché mi fate questa domanda, perché volete imparare ad affilare a mano libera. In realtà ragazzi, il segreto per affilare a mano libera è la pratica, perché voi potete vedere tutti i video che volete, semplicemente vedete una persona brutta pure che passa la lama, ma l'inclinazione, la capacità di tenere l'inclinazione della pietra o del coltello, a seconda di quello che inclinate, perfetta ragazzi per tutto il movimento e costante, è una cosa che potete imparare solamente con la pratica. Non esiste nessun trucco. Ragazzi, oggi andiamo a riaffilare, attenzione, coltello da caccia Rinaldi, ragazzi. Oggi andiamo a riaffilare proprio lui. E cosa useremo? Useremo la DC4 Forkniven, la CC4 Forkniven, lo strop con la pasta abrasiva Arexon e lo strop con il compound del discount, ragazzi. Quindi useremo queste cose per andare a affilare il nostro coltello da caccia Rinaldi. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a affilare insieme il coltello da caccia Rinaldi. L'azienda ragazzi lavora grana 80-120 massimo, perciò comunque il tagliente ragazzi non arriva proprio affilatissimo, gli resta una bavetta che adesso andiamo a levare e gli diamo una bella affilatina. Vedete che il tagliente ha proprio una bavetta, non so se riesco a farvela vedere così, vediamo, ha proprio una bavettina che non gli permette di tagliare bene. Adesso andiamo a levarla e lo facciamo diventare un bel rasoio e cogliamo l'occasione ragazzi per farvi vedere come si affila. Poi come si affila me lo chiedete sempre. Ragazzi, il punto non c'è una tecnica particolare, poi ognuno usa la sua, quindi io uso questa soprattutto su questi coltelli, DC4 ragazzi, DC4 sul filo e vado lungo il filo, ok? Iniziamo con la DC4 che è molto consumata, tra l'altro speriamo che funzioni, a levargli la bavetta ragazzi. Tra l'altro il coltello in questo punto, qua dove ho il dito, ha una specie già di tacca, qualcosa che in forgiatura secondo me non è andata. Non vorrei veramente che poi si innescasse una bella cippatura, però per il momento ragazzi andiamo a levare bavetta. Sto facendo questo, ok, facciamo tutto dal vivo. DC4 un po' consumata, ragazzi, devo cambiarla. Cioè, io ve lo faccio vedere in tutte le posizioni, ragazzi, ma non è che c'è un modo, cioè, il discorso è prenderlo e provare, ragazzi, provare ad affilare, perché non c'è un modo per insegnarvelo. Voi state vedendo un bingo bongo che praticamente va su e giù sul filo con la pietra. Il punto è mantenere un'inclinazione costante in modo tale da non fare un filo tutto storto che non taglia. Però ragazzi, non è che ci sono trucchi. Andiamo con la parte in ceramica, adesso fino adesso ovviamente abbiamo usato la parte diamantata che tra l'altro è molto molto consumata.
Ok ragazzi, passiamo a una passatina con la CC4, ma giusto perché vogliamo fare gli sboroni ragazzi, con la parte ovviamente in ceramica fine della CC4. Ok ragazzi, CC4 finita, andiamo con lo strop. Strop con pasta abrasiva Arexon. Ragazzi, lavoro con la pasta abrasiva Arexon, io gli darei ancora un po' di passate, però viene il video veramente lunghissimo. Teniamolo così per il momento, diciamo abbastanza grezzino. Io l'avrei affilato ancora un pochettino, però come avete visto già taglia bene. Adesso gli diamo una stroppatina con il compound normale, ok? Compound, questo qua, quello di Amazon, economico, ragazzi. Diamo una bella stroppatina. Ok, vediamo com'è venuto ragazzi, poi ve lo faccio vedere anche da vicino il filo. Ok, vediamo com'è venuto il nostro Rinaldone, preso dentro appena partito, da sistemare ancora un pochettino, eh? Adesso gli diamo un'altra bella sistematina. No, forse era solo sporca la lama, ragazzi. Mi sa che era solo sporca la lama. Comunque un'altra stroppatina gliela diamo. Sapete che io sono abbastanza maniaco su ste cose. Ok, quando mi succede questo, ragazzi, che il coltello non mi garba tantissimo quando l'ho stroppato, cosa faccio? Torno indietro, riprendo la pasta abrasiva Arexon e vado un'altra volta di pasta abrasiva Arexon, che va a lavorare maggiormente sul tagliente, ok? Adesso taglia, ragazzi, adesso taglia. Quindi stroppatina, diamo ancora un pochettino di compound. Ovviamente ragazzi sono lavori un po' maniacali per un coltello da campo, ragazzi, da uno strumento agricolo, mettiamolo, chiamiamolo col suo nome. Però ragazzi, ogni coltello secondo me va valorizzato con un bel filo. Ok, nella classica magliettina, così mi seguo via un capezzolo in diretta. Ragazzi, direi che il risultato ce l'abbiamo. Venuto bene. Coltello, ragazzi, ripeto, abbiamo affilato ottimamente uno strumento agricolo. Questo qua, poi quando ci andate a pestare di brutto, il filo non è che tiene così tanto, ragazzi. Però una volta levata la bavetta, poi andate tranquillamente a riprenderlo con lo strop.
Quindi anche se il filo non vi dura in eterno, la bellezza di questo acciaio, ragazzi, acciaio forgiato, vi ricordo, è che poi con una stroppatina lo riportate a rasoio. Eccolo qui, ragazzi, famosissimo coltello da caccia Rinaldi con il nostro bel filo appena rifatto. Ragazzi, chi compra Rinaldi sa benissimo che i pezzi vengono finiti con una grana grossa, quindi quando arriva il coltello sul tagliente ha una bavetta, ragazzi. Questa bavetta con due colpi di pietra la andate tranquillamente a levare. Poi volete di più perché voi siete dei viziosi e volete il filo a specchio, andate giù un po' di pasta abrasiva, l'acciaio è facile da lavorare, ragazzi, tirate fuori dei fili da paura. Ragazzi, coltello su cui non mi soffermo perché lo andremo a provare nel bosco, ragazzi, quindi adesso non mi ci soffermo, ho semplicemente fatto vedere la filatura che gli abbiamo dato tempo, penso 10 minuti più o meno, non ho ancora rivisto il pezzo della filatura, però in 10 minuti abbiamo tirato fuori un'ottima, ottima affilatura. Andiamo alla conclusione finale. Eccoci qui, ragazzi, dopo aver affilato il nostro coltello da cacciatore Rinaldi. Ragazzi, lavoro che abbiamo fatto in fretta, perché comunque dovevo fare il video. Si può ovviamente avere un risultato migliore, però ragazzi, a me sembra già che tagli decisamente bene, decisamente bene. Adesso bisogna semplicemente andare nel bosco a provarlo. Ragazzi, sono curioso perché voglio vedere quanto tiene il tagliente, sono strumenti tutta sostanza e quindi andremo a provarli. Per la filatura, ragazzi, ho fatto il video, avete visto come muovevo le manine. Secondo me dovete semplicemente mettervi lì e fare pratica, veramente, mettervi lì e fare pratica. E soprattutto, ragazzi, mi devo levare un sassolino, soprattutto non guardate i video di chi affila e poi il coltello taglia meno di prima di affilarlo. Dai! Cioè, ragazzi, adesso parliamoci chiaro. Cioè, io veramente certe cose non le posso capire. Perché c'è anche chi scrive sotto, che commenta, bravissimo, taglia rasoio. Ragazzi, il coltello praticamente neanche i miei non affilati tagliano meno di quello. Cioè, veramente, dai ragazzi, secondo me certa gente video di affilatura non dovrebbe farne. Sicuramente io non sono un campionissimo, però come avete visto, dopo averlo affilato il coltello tagliava. Io certe volte, ragazzi, non so cosa dirvi, perché si fa i giri, YouTube si vede, si guarda, si legge e ci sono veramente dei commenti, bravissimo, bravissimo che? Ma bravissimo che? Ma non lo vedi che il coltello taglia meno di prima? Boh, vabbè ragazzi, contenti voi, contenti tutti, questo l'abbiamo fatto tagliare, il sassolino dalla scarpa me lo sono levato, ragazzi, dalla filatura, dal cacciatore Rinaldi, al parchetto del tagliagole tutto, buona giornata e ciao!